Benvenuti a tutti gli amici di agemobile.com e androidblog.it. Quest'oggi stiamo facendo la recensione del nuovo Alcatel One Touch Scribe Easy. Abbiamo già fatto l'unboxing in precedenza, quindi vi rimando lì per tutte quante le caratteristiche. Direi di partire quindi subito con la prova della parte telefonica. Proviamo quindi a chiamare il 190. E vediamo un po' come si sente. Benvenuto in Vodafone. Lo speaker è posto qui dietro. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Allora, diciamo che l'audio risulta essere un pochettino, a livello massimo, un pochettino distorcente, e anche un po' ovattato forse, quindi di conseguenza meglio non usare al massimo. Per quanto riguarda invece la gestione delle due SIM, direi che, come abbiamo già visto su altri Alcatel, è abbastanza comoda e ci permette di utilizzare al meglio le due SIM. Infatti è possibile un attimo che cerco di chiudere un po' di cose che fanno riflesso sul telefono. Perfetto, ecco, ci siamo tornati operativi. Allora, stavo dicendo che possiamo vedere qui con voce, quindi scegliere SIM 1 o SIM 2, i dati SIM 1 o SIM 2, conto alla rovescia, quindi in questo caso l'abbiamo visto prima il conto alla rovescia, cioè nel senso mi dà 5 secondi per decidere con quale SIM chiamare, altrimenti chiamo con la 1 e naturalmente possiamo mettere 0 se abbiamo già impostato la 1 e sappiamo di chiamare sempre con la 1. Detto questo, direi allora di vedere le altre impostazioni, già che ci siamo. Allora, andrei subito in display, qua si può vedere sospensione, dimensione di carattere, luminosità e l'audio pure. Direi subito di andare a vedere però le risorse di archiviazione, cioè praticamente lo spazio interno. Come si può vedere abbiamo uno spazio disponibile totale di 2,45 GB e poi la nostra scheda SD che abbiamo inserito sul dispositivo. Bene, poi vediamo un attimo anche, vabbè, questa è la parte relativa alla batteria, non c'è nulla riguardo risparmio energetico o quant'altro. E infine direi allora di andare a vedere le informazioni sul telefono e quindi vedere che la versione di Android installata su questo dispositivo è la 4.1.2. Bene, detto questo, direi allora di andare a parlare della tastiera. Quindi questa è la tastiera, faccio vedere più vicina, questa è la tastiera classica di Alcatel che abbiamo già visto montato anche su altri dispositivi e quando vado a scrivere direi che non abbiamo alcun tipo di problema. Diciamo che il correttore non sempre funziona al meglio, io non lo uso quasi mai, quindi ora lo vedete attivato, giusto per farvelo vedere, ma non lo uso quasi mai. E poi abbiamo la possibilità anche di utilizzare la tastiera in un altro modo rispetto al classico, per esempio in questo modo, un po' stile swipe di Samsung, non so se avete visto. Quindi devo scrivere casa, posso unire lettere e mi viene scritto appunto casa. Bene, detto questo, la tastiera funziona bene, può essere utilizzata in vari modi, quindi alcun tipo di problema. Come non dà alcun tipo di problema il telefono per quanto riguarda la ricezione e l'utilizzo dalla capsula auricolare presente nel telefono. Bene, detto questo,
Direi allora di parlare subito della fotocamera. Vi dico subito che farò uno speciale sulla fotocamera perché non ho potuto fare delle foto di un certo livello in questi giorni, visto che sono 2 giorni da me che piove e quindi non abbiamo potuto realizzare video e foto di un certo livello, quindi con un po' di luce, eccetera. Perciò facciamo semplicemente questo test ora di far vedere come funziona la camera. Direi che per quanto riguarda le impostazioni sono praticamente le stesse di per quanto praticamente per di ogni telefono Alcatel che abbiamo già visto in precedenza, e quindi andando a fare in questo caso una foto. Ora siamo in condizioni di luminosità direi abbastanza scarsa, perlomeno media, e lui va ad utilizzare il flash, l'ho posto in automatico, e questa praticamente è la foto che abbiamo scattato con il dispositivo. Direi comunque nulla di malvagio, direi abbastanza buona, i contorni sembrano essere di buon livello, ma ripeto, mi lascio di fare un ultimo discorso sulla camera quando andrò a fare il focus, come vi ho detto in precedenza. Le varie impostazioni sono le classiche, dicevamo, di Alcatel, quindi qui abbiamo bisogno di fare zoom o meno. Poi abbiamo la possibilità qui di andare a settare le varie possibilità, quindi modalità scena, bilanciamento, dimensione foto, la massima dimensione è 5 megapixel. E infine, se si va a scegliere tramite questo pulsante la videocamera, possiamo invece andare a scegliere le impostazioni per quanto riguarda la videocamera. Abbiamo la qualità del video che può essere fatto massimo in HD, quindi a 720p, gestione località, bilanciamento, eccetera. Questo quindi è la camera. Ma allora, già che abbiamo parlato della camera, direi a questo punto di andare a parlare della in galleria, quindi di alcune foto di test che abbiamo realizzato, o meglio, non realizzato, ma che abbiamo inserito sul dispositivo, quelle che noi utilizziamo praticamente sempre. Direi di girare allora il dispositivo e andare a vederci queste foto. Eccoci, chiamata terminata, e quindi siamo pronti per riprendere la nostra video recensione. Già che siamo qui, vi faccio vedere, dato che stavo attivando la rotazione automatica, i toggle che sono presenti sopra, quindi modalità aereo, modalità suono, vibrazione, rotazione automatica, luminosità, e poi abbiamo anche il wifi, la torcia, eccola qui, della torcia molto luminosa, e poi GPS, Bluetooth, connessioni e quant'altro, WiFi, eccetera. Poi, dicevamo, questa era la palette di colori. Ve la avvicino. Direi andare avanti. Qui troviamo invece un'altra foto. Direi che viene visualizzata abbastanza bene. Certo, tenete conto che stiamo parlando di uno schermo. Cosa è successo? Rimozione imprevista della scheda SD. Un attimo che forse si è rimossa la scheda SD per sbaglio. Nel frattempo ne approfitto per farvi rivedere, come ho già fatto vedere nell'unboxing, dove vanno inserite le schede SD e le SIM. Qui scheda SD e SIM, e di qua la seconda SIM, oltre al bilanciere del volume. Bene, torniamo allora in galleria dove ci trovavamo in precedenza. E stavamo venendo appunto. Sì, questa foto ne avevamo già parlato. Dicevo allora di andare a vederci altre foto. Questa è un'altra foto. Devo dire, come stavo dicendo prima, che lo schermo è davvero di pessima qualità. Lo dico con molta sincerità: un 5 pollici con questa qualità è davvero di basso livello. Quindi non aspettatevi delle visualizzazioni di foto così eccezionali. Questo schermo nero con scritta bianca che stiamo vedendo in questo momento ci permette di apprezzare, o meglio di vedere come vengono viste le scritte bianche su schermo nero. Devo dire che lo schermo non è proprio nerissimo, tende un pochino ad essere sul grigio. Questo invece è un MKV che però non viene riprodotto. Anzi, no, sì, questo era l'MKV. Questo è il no, allora, questo è il 1080p che non viene riprodotto. Questo invece è il 720p. Vediamo un po' se almeno questo viene riprodotto.
E purtroppo no, già sapevo di no, io infatti l'avevo visto in precedenza. Andiamo avanti. Questo è 480p che giustamente, visto la risoluzione dello schermo, naturalmente viene riprodotto tranquillamente. Alzerei il volume. Ah no, questo è già al massimo, quindi questo video se, mi stavo sbagliando, è senza volume. Questi non vengono visti né MKV né FLV, praticamente vengono letti semplicemente i 480p. Sinceramente mi sembra un po' pochino. Questa invece è uno schermo, è un, sullo schermo vediamo una immagine bianca con una scritta nera. Anche in questo caso il bianco, è, secondo me, tende ad essere più bianco rispetto al nero che tendeva ad essere nero, ma non siamo a livelli eccezionali. Questa è una foto tutta colorata, i colori non mi entusiasmano. Insomma, l'avete capito che questo schermo non mi sta convincendo, e non mi ha convinto durante i miei test. Bene, detto questo, allora andiamo a vedere subito la parte relativa alle mail. Prendiamo una mail a caso, prendiamo questa della Sony, se non ricordo male. Sì, della Sony, della PlayStation. Allora, questa è la visualizzazione delle mail. Praticamente non abbiamo alcun tipo di problema nella gestione delle mail e quant'altro. Naturalmente c'è il solito problema di non poter fare il pinch in totale, ma solo out. Quando vado in a fare zoom in, praticamente il discorso è il solito, cioè la mail non viene visualizzata tutta quanta, ma comunque non abbiamo problemi. Questo, tranne questo, che però è un problema, diciamo, classico che abbiamo su vari dispositivi Android. Bene, ora farei una prova del GPS. Abbiamo scaricato GPS Toolbox, l'abbiamo già testato, a dire la verità. Attiviamolo però prima, visto che l'avevo disattivato. Allora, aspetta, usciamo da qui, attiviamo il GPS. Bene, il toggle non funziona, diciamo che allora andiamo ad attivare da qui, localizzazione, facciamo attivato, benissimo, facciamo accettiamo tutto. Non so perché ora il toolbox qui sopra non funziona, ora funziona, bene, prima c'era stato qualche errore, non so perché non funzionava. Detto questo, dicevo che adesso possiamo andare a vedere con GPS stato il toolbox come funziona come funziona appunto il GPS stesso. Devo dire che il GPS già l'ho testato senza utilizzare il GPS toolbox, ma proprio con navigazione stradale. Devo dire che funziona davvero bene. Questo mi ha sorpreso. Il GPS, infatti, è abbastanza fulmineo nel prendere i satelliti e, come abbiamo visto, ne ha presi prima 10, ora 6, ora 8, quindi tende ad avere una buona visualizzazione e anche abbastanza rapida dei satelliti. Quindi buono da questo punto di vista questo tipo di dispositivo. Bene, detto questo, allora andrei in questo momento a parlare di lettura delle chiavette di USB host. Ne abbiamo già parlato con altri dispositivi. Questa volta vogliamo soffermarci su questo e vedere un po' se questo dispositivo legge quindi le chiavette, o comunque permette di collegare dispositivi USB. Ecco, ora noi abbiamo collegato la chiavetta al dispositivo. E come si può vedere, il dispositivo non legge la chiavetta non lampeggia, non esce nulla, e infatti quando vado qui ho semplicemente scheda SD interna, scheda SD esterna, che però ho già quando non è presente la chiavetta attaccata. Bene, allora, detto questo, direi a questo punto di vedere un attimino alcune applicazioni inserite da quali sono, perlomeno applicazioni inserite da Alcatel. Sono le classiche, se avete visto le altre mie recensioni sugli altri Alcatel, diciamo che siamo sullo stesso livello. Abbiamo infatti gli aggiornamenti, abbiamo infatti l'antivirus di AVG che già era presente, i barcode scanner che sono già presenti anche per altri dispositivi, abbiamo il cloud backup, file manager, proprietario e la guida, l'immissione touch per la tastiera, l'installazione guidata, il LinkedIn, varie cose, il meteo, One Touch Radio, Nimbus per quanto riguarda i social, e poi abbiamo appunto Playbooks, questi sono messi appunto da
Da Android Pixel, che invece è un programmino per andare a modificare praticamente le foto e a fare un po' più un piccolo editing, Shazam che era già presente anche sugli altri dispositivi, la torcia LED che è sempre buona avere, attivabile anche dal toggle che abbiamo visto prima, poi abbiamo la parte relativa allo Scribe che... nel quale faremo un magari anche un focus particolare, visto che questo ci permette di sono due applicazioni che sono praticamente utilizzabili solo per la versione Scribe del software dell'Alcatel, non l'abbiamo presenti per esempio nell'Idol Ultra o negli altri dispositivi per esempio l'Idol lo Star mi viene da pensare o l'Idol Dual Sim e lo Shark che è un gioco e questi sono finite quindi le applicazioni presenti. Allora direi di andare a provare Asphalt per andare a concludere al meglio la nostra recensione. Vediamo quindi come si comporta il dispositivo con uno dei maggiori e dei migliori giochi di macchine. Ecco, se vi ricordo lo direte, riprovare. Riproviamo, non so perché, facciamo a nulla. Ci sembra connesso il telefono a internet, mi sembra, no? Quindi sì. Telefono è connesso e allora non capisco perché mi dice che c'è questo problema di rete. Interessante. Allora facciamo una cosa, proviamo a staccare il wifi e magari a collegarci con la SIM Fastweb che è all'interno. Vediamo se si è collegato con la SIM giusta. Allora andiamo in impostazioni, facciamo tutto live, tanto alla fine ormai diciamo che ci conosciamo da questo punto di vista, da SIM 1 e quindi questa è la SIM 1, l'altra SIM 2, quindi vediamo un po' se adesso attivando i dati ci permette di, non so, magari il wifi in questo momento si è staccato qualcosa, non so cosa dire. Vediamo un po' se in questo modo riusciamo ad accedere al gioco. Non ci permette di aprire il gioco, stranissimo questo problema. Proviamo a riattivare il wifi. Proviamo a riaprire il gioco. Niente, quindi il telefono, come possiamo vedere, presenta dei problemi con Asphalt. Proviamo a fare un riavvio del dispositivo per vedere un po' se facendo il riavvio il gioco parte. Nel frattempo direi che possiamo trarre le nostre conclusioni ancora prima di vedere il gioco. Nel caso funziona, naturalmente, poi chiuderemo la recensione con la prova di Asphalt. Cosa dire quindi allora di questo One Touch Scribe Easy? Diciamo che per quanto riguarda il funzionamento generale, quindi internet che poi andremo a vedere appena il telefono si riprende e quindi insieme anche ai giochi, per quanto riguarda internet, come si potrà vedere, il telefono non ha particolari problemi, come per quanto riguarda anche le email, come per quanto riguarda l'utilizzo diciamo, di quelle operazioni che si fanno normalmente. Però devo dire che il prezzo di 200 euro, per il quale si può trovare 220 più o meno, intorno a questo il prezzo più o meno di questo telefono, per come la vedo io, è un po' eccessivo. Cioè, nel senso, il dispositivo ha secondo me delle grandi pecche che sovrastano secondo me le piccole, piccole, davvero piccole qualità. La prima pecca, secondo me, è il peso. Cioè, il peso di questo telefono è davvero, davvero, davvero esagerato, a mio giudizio. Seconda pecca, forse ancora più grave del peso, è il display. Un 5 pollici con questa risoluzione è, secondo me, davvero un suicidio fatto da parte di Alcatel. Sinceramente, lo schermo tende ad avere una qualità davvero, davvero, davvero bassa. E diciamo che sono questi i problemi principali che ho riscontrato su questo dispositivo. Certo, poi
Sicuramente non stiamo parlando di un dispositivo che ha una grandissima velocità o rapidità, ma diciamo che per quanto riguarda le specifiche, uno si aspetta che abbia queste prestazioni, però direi che lo schermo e il peso sono un pochettino sottotono. Buona invece la possibilità di invece utilizzare al meglio le due SIM che vengono lette contemporaneamente, utilizzate contemporaneamente senza alcun tipo di problema, buona anche la gestione generale quindi delle due SIM che ci permette di utilizzare il telefono quindi con due SIM in contemporanea. E dicevo quindi che vi dovevo quindi oltre al gioco anche la parte internet che andiamo a vedere subito. Andiamo sul nostro sito www.androidblog.it e vediamo un po' come si comporta su internet. Come dicevo anche prima in precedenza, il telefono non è che abbia particolari. Scusate che ho spento lo schermo. Dicevo, non ha particolari problemi quando si va su internet. Come potete vedere, la pagina è stata caricata anche abbastanza rapidamente. Abbiamo qualche piccolo impuntamento, qualche piccolo lag, ma direi che per questa fascia di prezzo, per quello che viene fornito come supporto hardware, più o meno ci aspettavamo queste prestazioni. Adesso andrei invece ad aprire un'altra scheda, andando ad aprire The Verge e vediamo un po' come va. Ecco, il telefono diciamo che in genere presenta qualche piccolissimo appuntamento, cioè si vede che il telefono non è proprio scattante. Uno può dire: vabbè, però Mauro, tu stai provando un dispositivo da 200 euro. Però io voglio che un dispositivo da 200 euro, anche se non ne costa 600, abbia delle, come dire, delle qualità particolari che magari mi fanno risparmiare i soldi, ma anche avere una giusta qualità. Secondo me, questo Alcatel ha delle pecche sotto diversi alcuni punti di vista, dicevo. Per quanto riguarda The Verge, invece, questa è la versione naturalmente mobile. Richiediamo subito la versione full site. E come vedremo, per quanto riguarda la versione full, direi che il telefono presenta qualche problemino. Direi più di qualche. Ora vi farò rendere conto di questo. Innanzitutto, l'apertura del sito è fin troppo lenta. Come possiamo vedere, sta ancora caricando. Diciamo che in genere molti telefoni sul quale ho provato The Verge hanno dei problemi di apertura del sito. Però direi che, ecco, vedete, io provo a fare uno scrolling e il telefono comincia ad avere qualche piccolo lag. Ecco, è tornato. Io ora provo a fare pinch out e pinch in e out, zoom in e zoom out, ma vedete, non sempre segue il mio dito, dopo un pochettino, e sta ancora caricando la pagina. Rispetto ad altri telefoni, direi un pochino inferiore l'apertura di internet e l'utilizzo di internet su questo telefono. Bene. Andiamo avanti, direi di andare ad aprire Asphalt. Come avete visto, funziona benissimo internet, visto abbiamo aperto Android Blog e abbiamo aperto The Verge. Vediamo un po' se il gioco funziona. Se non funziona anche in questo caso, direi che ci sono problemi tra Asphalt e questo Scribe Easy. Vediamo un pochettino. No, niente, si è verificato un errore, vuoi riprovare? Il gioco non parte, quindi diciamo anche da questo punto di vista Asphalt è il nostro gioco che testiamo sempre su ogni tipo di telefono, è sempre partito, non ci ha mai dato nessun tipo di problema, anche su telefoni direi di fascia ancora più bassa rispetto a questo telefono, rispetto a questo Skybase. Mi viene da pensare, non so, l'Y300 di Huawei. E quindi cosa dire di questo Skybase? Le conclusioni ho già tratte prima, direi a voi la scelta se acquistarlo o meno. Quindi saluto tutti quanti, gli amici di agemobile.com e androidblog.it, e ci vediamo alla prossima video recensione. Grazie a tutti, ciao!